Okay. Hola a tutti ragazzi, scandalo in Thailandia. Qualche giorno fa ha combattuto in Thailandia il nostro carissimo campione italiano Mattias Gallo Casareno contro un avversario di casa thailandese di nome Nakrob Fairtex. Match che Mattias ha portato a casa senza particolari problemi, dominando praticamente tutte e cinque le riprese. Mattias ha impostato il suo match prevalentemente sul pugilato, cercando sempre di accorciare la distanza e colpire con i suoi pugni l'avversario thailandese, che cercava di allontanarsi sempre per non prendere mai i colpi di Mattias. E questa paura da parte del thailandese la notiamo molto bene nella quinta ripresa, nella quale cercava sempre la distanza. Mattias Gallo Casareno ad un certo punto si è messo proprio al centro del ring e invitava l'avversario al combattimento, cosa che non faceva, teneva la distanza, girava tutto attorno e quindi il match si era praticamente spento nella quinta ripresa. In ogni caso, avendo visto il match, posso dirvi che tutte e cinque le riprese sono state nettamente a favore del nostro beniamino di casa, Mattias Gallo Casareno. Ed infatti così è stato anche il verdetto finale da parte dei giudici. Però purtroppo dopo il match è successo un grande casino, una grande polemica che io ho seguito sul profilo del padre di Mattias Gallo Casareno, Roberto Gallo Casareno, che nelle sue storie su Instagram si lamentava continuamente del fatto che volessero rubargli il match a Mattias. A fine match infatti si è creata questa polemica e c'è stata anche una discussione, un dibattito abbastanza acceso tra il padre Roberto e l'allenatore del fighter thailandese Nakrob Fairtex, che si è tenuta nei camerini una volta finito il match. E io ragazzi, il motivo di questa polemica non sono riuscito a capirlo. Io, come tutti voi che magari avete seguito questo match, avete seguito le vicende del post match, di quello che è successo una volta terminato il match e dato il verdetto del vincitore. Pertanto ragazzi, ho voluto capirne di più al riguardo, su cosa sia successo, da cosa, qual è stato il fattore scatenante per questa polemica a fine match, e quale miglior modo per capire se non scrivere al diretto interessato di questa polemica, Roberto Gallo Casareno, che ho cercato di contattare per fargli un paio di domande per cercare tutti insieme di capire un po' meglio cosa sia successo, come mai sia scoppiato questo casino in Thailandia una volta terminato l'evento. Roberto, come sempre disponibile, ha dato l'ok per questa intervista e pertanto mi sono preparato un paio di domande da fargli, al quale andrà a risponderci sul canale di Fight Appeal. Ma bando alle ciance ragazzi, partiamo con le domande. Ciao Roberto, intanto grazie per la disponibilità e devo dire che ho seguito, oltre al match, anche la vicenda che si è creata della polemica sui tuoi social e sulle tue stories Instagram. Tuttavia però non sono riuscito a capire assolutamente come mai, cioè qual è stato il fattore scatenante di questa polemica, anche perché alla fine il verdetto finale è stato a favore di Mattias. Riesci a farci capire qualcosina in più su quello che è successo dopo il match? Ciao Erwin. Allora, innanzitutto la domanda che ti sei fatto tu se la sono fatta in tanti, e per questo che facendo questo video. In sostanza tu dici, se avete vinto perché hai piantato bordello, e c'hai ragione. È notorio che io pianto bordello, che sono un casinista e tutto, però in questo caso qui è stato un bordello che è tattico, perché intanto chi mi segue sul mio canale sa che spiego la differenza tra strategia e tattica. Da noi avevamo una strategia di match e l'abbiamo adottata e ha funzionato, e probabilmente loro avevano la loro, che era quella di stare sulla definizione, probabilmente, sicuramente, perché poi lo dice nelle interviste dopo, il Nakrob e il suo coach appunto parlano del fatto che avevano la loro strategia, che era quella di andare indietro, di stare sulla difensiva e di lavorare sui calci medi e poi sul clinch. Tatticamente, alla fine della quarta ripresa, vedendo che il match gli era andato male, hanno deciso di farlo andare bene, di provare a farlo andare bene. Allora, prima di spiegare come, è doveroso spiegare, visto che ne hai parlato prima del discorso del quinto round. Sì. Hanno fatto una sorta di bluff. Bisogna spiegare il quinto round come funziona in Thailandia, perché tanti non lo sanno, quindi il quinto lui, per esempio, round, quella cosa non lo sa. Il quinto round possono succedere tre cose. La prima cosa è che, come in questo caso, entrambi pensano di aver vinto, o almeno fanno vedere di pensare di aver vinto. Due, uno è sicuro di aver vinto e l'altro è sicuro di aver perso, quindi quello che ha perso va alla carica, cerca di trovare il conteggio, il KO, mentre quello che pensa di aver vinto mette i tip, i calci medi e difende. Terzo, di nuovo, uno è sicuro di aver vinto, l'altro è sicuro di aver perso, ma quello che è sicuro di aver perso
gli dà il guanto e accetta la sconfitta, per rispetto gli dice: non vengo a cercare di metterti giù perché sei superiore, oggi sei troppo superiore. In questo caso quello che è successo era che io ero sicuro di aver vinto, perché all'angolo mi dicevano questo, alcuni scommettitori che ho guardato prima della quinta ripresa mi dicevano che avevo vinto, lui da una parte forse pensava davvero di aver vinto, perché comunque chiunque pensa di aver vinto, e il suo team gli ha detto: fai come se avessi vinto, quindi ha fatto la scenetta, diciamo, il bluff. Io ero sicuro che avevamo vinto tutti i round. Cosa mi ha insospettito? Mi ha sospettito che il nostro trainer invece ha boccato alla storiella e ha detto: siamo indietro. A questo punto anche lui gliel'ha detto, anche lui gli ha detto: la K dell'avversario non è scesa e quindi sei indietro. La K che cos'è? Sono le scommesse. Vuol dire che ancora credono che lui abbia vinto, gli scommettitori, secondo lui. Poi lui gli ha chiesto anche quanto era la K, lui non l'ha saputo dire, e lì abbiamo capito che c'era qualcosa, anche che lui ha capito quello. Io l'avevo già intuito prima, perché mi sono accorto che a un certo punto gran parte degli scommettitori si sono taciuti. A quel punto ho visto che qualcuno di quelli con cui che credono in noi, in maniera timida, non urlando come fanno di solito che ti chiamo, mi ha guardato, mi ha detto: piano, avete vinto, fai controlla il risultato. Quello che intendeva dire che se uno ha vinto controlla il risultato, a prescindere da quello che fa, controlla il risultato. Quindi puoi controllare il risultato perché hai vinto, che è quello che avrebbe dovuto fare lui, che fatto lui, e poi invece far finta di aver vinto e controllare il risultato. È una scelta tattica non contestabile, perché lui non aveva più chance. Dopo 4 round in cui evita i pugni, si vede chiaramente che non stacca le mani neanche se gli tiravamo giù i pantaloni. Se arrivava qualcuno gli tirava giù i pantaloni, non staccava le mani dalla faccia per tirarseli su, perché voleva tenersi le mani attaccate alla faccia per proteggersi dai pugni. Se all'angolo gli avessero detto: vai per metterlo giù, come faceva andare per metterlo giù coi pugni lui? Perché per metterlo giù all'ultimo round puoi solo usare i pugni e lo kick, non puoi sperare di metterlo giù coi calci medi. E quindi sapevano già che era una cosa che da chiedere al loro pugile, che non avrebbe potuto fare, o perlomeno se l'avesse fatta avrebbe rischiato di andare lui giù. E quindi cosa hanno fatto? Giustamente hanno ideato questa tattica che nessuno avrebbe ideato sapendo di avere, però loro l'hanno fatto perché, essendo, a mio avviso, questa è ovviamente un'ipotesi, essendo sponsor della serata, essendo comunque un camp storico in Thailandia, sono riusciti a fare in modo che, insomma, ha cercato di fare il colpaccio. Gli scommettitori si sono taciuti e un giudice, infatti poi lo vedrete nel cartellino, un giudice ha cambiato il suo verdetto all'ultimo dopo che aveva già scritto. Ma dov'è che capiamo anche? Guarda caso, i giornalisti che hanno pubblicato il cartellino, abbiamo chiesto, perché non si legge bene in thailandese il nome del giudice, e tutti hanno detto: no, non riusciamo a capire, non riusciamo a leggere. Perché? Perché è evidente che era quello più vicino all'angolo del fighter. Allora tu mi chiedi cosa è successo. È successo questo: che quando io ho capito che stavano tirando il colpaccio, mi sono incazzato, ho fatto una scelta tattica, perché la mia scelta strategica iniziale era, ho detto a lui: mettilo giù perché ci vogliono rubare il match. Però quando poi ho visto che alcuni scommettitori non volevano sottostare, perché anche la Thailandia, adesso poi lo spiegheremo dopo, è anche un po' stanca di queste cose che non succedono, non è che succedono perché sì, c'è anche il fatto, si sono poi attaccati al discorso Falang, ma non è solo per quello. Infatti ultimamente c'è stato un match, ti dico, ha fatto ricorso e hanno licenziato tutti e tre i giudici, per dire. Venendo a noi, io mi sono arrabbiato a un certo punto perché ho detto: lui è stato molto bravo perché ha adottato una tattica. Io gli ho detto: mettilo giù, perché non avevo fiducia non avevo speranza nel fatto che potessimo noi avere il potere di fronte a un camp come il Fighters, che vuole imbrogliarci, di salvarci dall'imbroglio. Quindi ho detto: l'unica cosa è metterlo giù e chiudere la cosa. Mentre invece lui, forte del fatto che alcuni scommettitori gli hanno detto: hai vinto, fai così, in maniera timida, perché ripeto, ho capito il colpaccio, perché in genere se abbiamo vinto ce lo gridano, perché hanno scommesso, cioè vengono all'angolo e ti minacciano quasi: guarda che hai vinto, non fare un cazzo, controlla e basta, non ti sbagliare ad andare avanti, eccetera. Perché se vai avanti cerchi di metterlo giù, prendi i calci medi. No, perché se vai avanti rischi, magari ti incrocia con un pugno della domenica, vai giù e quello si è scommesso la casa, tu hai già vinto, e dice: basta, hai già vinto, hai finito il lavoro, non aggiungere niente. Tip e vai via. Se te lo dico in maniera timida è perché c'è qualcosa che non va, c'è un gioco di un equilibrio di forze che ho capito qual era. Allora cosa ho fatto? Ho iniziato a fare
ma non ho che l'ho fatto, mi è venuta naturale perché è il mio carattere. Mi sono talmente incazzato, ho iniziato a dire se ce lo volevano rubare spaccavo lo stadio. Ho iniziato a guardare con la faccia incazzata. In italiano, eh? Sì, ma in italiano, ma la mia faccia, che qualsiasi lingua parlo, se sono incazzato si vede. E quindi i giudici che mi guardavano in faccia, cioè quelli più vicini a noi, ne avevo uno a sinistra e uno dall'altra parte a destra, quello lontano no, è quello che ha imbrogliato. Gli altri hanno visto quanto ero incazzato come una bici e hanno detto: qua se facciamo, c'è la televisione, ci sono i giornalisti che sono contrari a questi imbrogli, ho detto qua viene fuori un bordello. Hanno appena licenziato dei giudici, avranno detto: no, ma chi cazzo ce lo fa fare a noi a fare l'inghippo? E quindi l'inghippo è saltato. Vi dirò di più, quei cartellini sono già timidi perché, per esempio, uno scommettitore importante, Kun Jeff, che ha telefonato alla nostra manager qua thailandese, che segue Mattia da tanti anni, eccetera, che era ex manager della Top King, gli ha telefonato dicendo: ma che cacchio di cartellini hanno pubblicato? Ha vinto tutti i round, non è neanche andata così. Ecco il motivo per cui abbiamo bisticciato. Sempre dalle tue storie sono venuto a conoscenza che tutto l'evento era completamente sponsorizzato dalla marca Firetex. Ed essendo Nacrob l'avversario di Mattias, un atleta appunto sponsorizzato Firetex, dice che ci fosse un'intesa appunto per far vincere il fighter di casa? Abbiamo già detto qualcosa riguardo a quello che ipotizziamo. È certo che questo è nella natura umana, in qualsiasi evento, in qualsiasi parte del pianeta, è normale che chi mette i soldi abbia un'influenza, ma questo è naturale. E anzi, io non ho nulla da eccepire. Infatti, la prova del fatto che io accetto questo sin dall'inizio è che a lui ho già detto prima di andare: guarda, che se il match è lì lo danno a lui. E ci stava, perché di fondo era casa sua, anche se non era casa, perché il suo camp è quello che, e lui era anche il favorito, ci metteva i soldi, era favorito, è numero uno dei ranking più importanti, quindi ci stava. Poi c'è stato un altro fatto che loro hanno sbagliato dal punto di vista strategico, cioè quando ci hanno presentato i guanti ci hanno presentato i 10 once, ma nel loro peso non si combatte mai. 10 once li danno ai 67 kg, diciamo, vogliamo dire poco, li danno ai 64 kg. Ci sono delle regole per cui i guanti grossi vengono dati ai pugili grossi. Loro facevano 62 kg, a Lumpini, a Raja, a Lom Noi, in qualsiasi altro stato della Thailandia gli avrebbero dato gli 8 once, gli hanno dato i 10 once. Allora io ho fatto solo quello, timidamente sono andato dall'altro angolo, timidamente, sapete che per me essere timido mi rende, è difficile, ma ci provo, con tanto rispetto ho detto: Sawadi Kap al coach, tutto, ho guardato i guanti del pugile di Nacrob, che sembrava qualcuno che gli si avvicina uno con una pistola, perché era tutto spaventato, volevo solo guardare il numero del guanto, l'ho guardato, ho detto di nuovo: Kopun Kap, grazie. Me ne sono andato zitto in mosca, non ho detto una parola, perché ho detto dentro di me: ma i pugni forti ce li ha Nacrob, pure lui, non ce li ha solo Mattias. Ma cosa ci hanno comunicato immediatamente? Ci hanno comunicato che il ragazzo aveva paura dei pugni, perché se tu sei sponsor della serata e riesci a mettere i guanti più grossi, perché per quale ragione? Se i pugni, le mani e i piedi ce li abbiamo tutti e due, cosa vuol dire? Che hai paura dei pugni. Poi l'ho dimostrato sul ring. Alla tua domanda, sono sempre ipotesi, perché non è che noi siamo giudici per poter dire che se hanno fatto o non hanno fatto, però dalle informazioni che vi do, chi ascolta questo video si farà un'idea, immagino molto più chiara, quindi non abbiamo la certezza, ma abbiamo gli elementi per farci un'idea molto più chiara sul fatto se possa aver influito il fatto che il camp sponsorizzava la serata. Qual è stato quel momento in particolare che ti ha fatto pensare o ti ha fatto capire che questo match potrebbe essere in qualche modo truccato o che volesse essere truccato? Il momento è stato proprio il quinto round, è stato il momento in cui, tanto c'è da dire, io guardo sempre, spendo dei due minuti che abbiamo di recupero, spendo gran parte a guardare l'altro angolo piuttosto che guardare il mio pugile, anche perché il mio pugile mi basta poco per capire cosa è successo, mentre di là voglio capire cosa gli dicono, che strategia fanno, eccetera. Quindi io ho già visto alla seconda che lui ha detto chiaramente che non mi va di fare questo gossip, perché non va bene nei confronti di un atleta così forte, così importante, ma comunque ho capito che già si sentiva di non dominare, si è sentito di non dominare praticamente in tutti i round, quello che gli dicevano all'angolo e quello che lui riferiva all'angolo. Alla fine della quarta, loro, incredibilmente, il trainer, no, l'Arjan, gli dice: basta, hai vinto, va bene, adesso lo facciamo.
giustamente il pugile, dopo che c'aveva la paura degli occhi di prendere questi pugni, non scollava le mani, manco ripeto se gli tiravano giù i pantaloni, che si è sentito dire questo, ha detto: madonna, ho vinto, sono a posto, adesso devo solo scappare. Quindi lui gliel'hanno detto, e giustamente, perché il professionista ascolta l'angolo. Se l'angolo ti dice che hai vinto, basta, hai vinto, fine della storia. Lui non si pone minimamente il dubbio di quello che è. E quindi lui giustamente gli ha detto poi a Mattia: spoleo, abbiamo finito, e cercato di dargli il guanto. Poi Mattia vi racconta cosa gli ha fatto lui, cosa si sono raccontati sul ring alla quinta. All'inizio del quinto round solitamente chi sa di aver vinto chiede scusa all'altro, oppure dice appunto poleo, dice basta. Lui mi ha detto poleo, ovvero mi ha detto basta, non combattiamo più. Io gli ho detto scusa, facendogli capire che io sapevo di aver vinto lo stesso. E niente, alla fine, durante il round, un po' a guardare gli scommettitori, un po' a guardare l'angolo, ho messo 2-3 calci medi che sono andati anche a segno e lui non ha risposto. E quindi mi sono aggiudicato, a mio parere, anche il quinto round. Fine round, a fine match, poi lui era molto deluso, pensava davvero di aver vinto e ha fatto la scena, a mio avviso ha fatto la scena, sì. Mattia Sacchi, guarderete il video, lo capirete, ha abbassato la guardia, gli ha fatto anche come: guarda che vengo a picchiarti, ha fatto, ha mosso il piede, quello è scappato, ha battuto il piede davanti e lui si è quelle sono cose che vogliono dire per i giudici. Se tu sai di avere vinto e ti fanno quello, devi fare qualcosa, cioè vai lì, sei tu che mostri forza, abbassi la guardia e dici vieni. Mentre invece lui ha fatto il timido anche al quinto round, quindi anzi ha fatto ancora di più il timido, ha fatto niente. Io ho cercato di tenere anche il centro del ring sempre, anche il quinto round, come si vede. Ho cercato di dimostrare di essere sicuro di dominare, abbassando magari la guardia, mentre lui ce l'aveva sempre alta, anche quando eravamo a 4 metri di distanza. E niente, ho fatto il possibile per far capire agli arbitri la mia sensazione di dominanza. Gli arbitri avevano le idee chiare e tutto, avete capito come è andata. Lui comunque, anche come mimica, non ha mai ostentato, in nessun momento del match ha ostentato superiorità o dominio. Ho visto un video post gara nel quale tu hai avuto un dibattito anche abbastanza acceso con l'allenatore del fighter Nakrob, solo che essendo che si parlava thailandese non sono riuscito a capire cosa vi siete detti. Quindi cosa vi siete detti in quel frangente quando avete discusso? Ci siamo detti questo: lui mi ha detto questo è il gioco della Muay Thai, cosa vuoi? Questo è il gioco della Muay Thai. Mi ha detto: cosa vuoi? Tanto hai vinto e quindi vieni qua a gridare. E poi: questo è il gioco della Muay Thai, cosa vuoi? E io gli ho detto: nella Muay Thai bisogna combattere. Questo perché gli ho detto questo? Perché, e ci tengo a spiegarlo, perché io ho fatto tanti video sul punteggio e quindi anche esperti, amici esperti che guardano magari il video e vedono i calci medi si pongono il dubbio e dicono: però quel ragazzo ha messo i calci medi. Allora lo vedete poi, c'è la stessa spezzone di quello che si sono detti loro, c'è anche su un sito tradotto in inglese, sì, quello che ha detto loro in thailandese. Se guardate sul mio profilo Instagram. E cosa dice lui? Nakrob dice questo, e gli dicono: pare che i tuoi colpi non avessero efficacia. Ecco, questo è il punto. Cioè non è, ragazzi, che basta mettere i calci medi. Perché parlando anche, per esempio, di un altro suo match a Raja con Pat Mani, sì, è vero, se andate a guardare il match con Pat Mani, lui ne ha messi tanti calci medi, se guardavamo solo i calci medi aveva pure vinto, ma li ha messi timidi. Pat Mani dominava, lui si vedeva in faccia che si faceva dominare. Pat Mani dopo gli ha messo quel gomito, lui l'ha sentito e di lì, sì, li ha messi i calci medi, ma i calci medi devi metterli. Un conto è che metti il calcio medio con le mani messe qua, tanto per metterlo, e perché si vede che hai paura di muovere anche le mani per caricare il calcio, perché hai paura di prendere i pugni. Un conto è che metti i calci medi, e Nakrob li ha messi al primo ha messo un calcio medio, due calci medi che ho sentito che BAM! Delle legnate, ma poi gli altri, io da sotto gli dicevo: Giacatti, mi fanno il solleghiti con quei calci, li metteva solo per far vedere ai giudici che stava mettendo i calci medi. Ma da bordo ring, per questo che è importante, lo dico sempre quando parlo dello scoring, essere a bordo ring e vedere i video è un'altra cosa. Il calcio medio, se lo senti che arriva, bam, ciac, oppure sposta l'avversario, allora, ma se lo vedi, lui prendeva i calci medi, si vedeva che facevano niente, perché li ha forti, ma se il tuo problema è non prendere i pugni e quindi lo vuoi portare talmente veloce per scappare e non prendere poi il pugno d'incontro, i giudici a bordo sono a bordo ring, lo capiscono,
e quindi è normale che si guarda il dominio poi alla fine, quindi anche qui sì, contano i calci medi e tutto. Lui ha fatto i pugni, ha lavorato più che altro sulle, tanto sulle braccia, ma perché erano efficaci. Se vedi che dei colpi sono efficaci, a quel punto fanno punto. Il suo di efficace è stato il low kick, che li ha presi Mattias, quelli li ha presi, però anche lì non ha mai dato modo di piegare la gamba, di far vedere che gli aveva fatto male, e quindi anche quello per i giudici non sanno se c'era efficacia o no, perché l'efficacia la devo dimostrare io facendo o la smorfia di mi ha fatto male, o magari che mi cede la gamba, o cambio guardia perché dico mi ha fatto male così non voglio prendere più il calcio, allora ti comunico ai giudici, gli confermo che l'ho preso, che mi ha fatto male, allora quello conta. Ma se non glielo faccio vedere, invece se guardate la faccia di Nacrob, io lo guardavo in faccia e si vedeva sempre che accusava, non ha tirato mai giù le mani una volta neanche da lontano, quindi dimostrava troppo la sua sottomissione al lavoro che stavamo facendo. Questo è in sostanza il concetto che dovete valutare, quindi se andate a guardare i miei video sullo scoring, lo dico sempre chiaramente, poi quello che conta è l'efficacia dei colpi. È vero che i calci medi contano di più, è vero che le ginocchiate contano molto di più e sono quelle che fanno il match, ma devono essere efficaci. Se poi non sono efficaci, allora il discorso cambia. Come si è comportato il pubblico di casa al verdetto finale a favore di Mattias? Il pubblico si è comportato benissimo, perché il pubblico tifava, era con noi. Certo che il pubblico sperava che nel thailandese, sperava che vincesse l'uomo di casa, però i thailandesi sono casalinghi, sì, è vero, però quando vedono il cuore, sai, se il thailandese avesse tirato fuori i coglioni, cioè avesse osato dicendo non mi interessa, vado a scambiare a costo di andare giù, allora il pubblico lo infuocava. Però ai thailandesi, poi si vede anche nei commenti di quando fa l'intervista a lui, che lo massacra, no? Perché vogliono vedere il cuore, il campione li ha un po' delusi, quindi sono stati contenti del verdetto. La stampa locale e i giornali che hanno parlato di questo match, cosa hanno detto a proposito del verdetto finale a favore di un non thailandese, ma a favore appunto di Mattias? C'è stata qualche polemica anche sui giornali? Oppure hanno ammesso e dichiarato che il match fosse appunto a favore di Mattias? I giornalisti sono, da una parte sono stati contenti del verdetto perché lo ritenevano equo, giusto, perché ritenevano che Mattias avesse vinto, ma poi dall'altra parte sono stufi, l'ho detto all'inizio, adesso entro nell'argomento, lui ne parlerà meglio, sono stufi di questo sistema in cui comunque ci sono questi equilibri che non puoi varcare, cioè che il pugile più forte, c'è cioè del campo magari più importante, mette 4 memi, poi scappa, va alle corde e vince. Il pubblico e i giornalisti vogliono vedere Muay Thai, cioè voglio quello che dicevo a lui, cioè vogliono vedere che si lavora, che si fa tutti i round. La prima del secondo round è sempre 10-10, poi il terzo e quarto round si fa, il quinto si fa. Ma questo sistema qua è un sistema dettato dalle scommesse, che noi condividiamo, ci conviviamo, lo capiamo e tutto, però i giornalisti non sono come noi, sono stufi, loro vogliono più vedere lo spettacolo, lo show. Quindi avete piantato casino, siete riusciti a far capire, a sovrastare questo sistema antico che c'è del fatto che comunque se c'è il pugile di nome, mette due medie e deve vincere, lo fanno poi vincere se sta alle corde, anche se non fa spettacolo. Questo sono contentissimi. I giornalisti vorrebbero che le regole che vengono attuate per giudicare i match fossero quelle scritte nelle regole ufficiali, se andate a vedere le regole ufficiali dell'Umpini piuttosto che della WBC. Che in Thailandia le chiamano International Rules, dove vengono contati tutti i round, quindi il primo e il secondo round contano, il quinto round conta, i pugni contano, i low kick contano, tutti i colpi contano, ovviamente in base all'efficacia che un colpo può avere, e non invece come viene giudicato le regole, io le chiamo degli scommettitori, dove conta il calcio medio, conta la spazzata, conta il ginocchio. Deve essere ovviamente efficace, ma comunque come colpo viene sempre più premiato. Un pugno viene meno premiato rispetto a un calcio medio, anche a parità di efficacia. Ecco, quello che dice lui per chiarire, perché prima vi abbiamo detto una cosa, se no vi confondete. A parità di efficacia, anche gli scommettitori fanno lo stesso discorso. Cioè se il pugno ha un'efficacia forte, è forte, è efficace, il calcio è efficace, vince il calcio. Ma se il calcio non è efficace, il pugno è efficace, anche se il calcio è predominante, la ginocchiata è predominante, ma se non ha efficacia, allora no. Ha efficacia, oppure il pugile che lo riceve dimostra, esatto, che abbia avuto, che è efficace o no, perché i calci a me i primi due round mi hanno fatto male, ma forse non l'ho fatto vedere, o forse chi mi conosce bene l'ha visto, mentre negli ultimi tre round
li prendevo, sinceramente dopo il match non mi ricordavo neanche di aver preso i calci medi, perché davvero non li sentivo, aveva, non so cosa è successo, ma la sua forza, la sua esplosività si è dimezzata, quindi per quello i calci hanno avuto meno impatto. Quindi, sui cartellini, i giornalisti che ti hanno anche commentato, perché sono in contatto con lui che parla, sì, mi hanno detto hai fatto bene a dire tutto. Adesso, se volessi, andate a vedere l'intervista tradotta, mi hanno detto hai fatto bene a dire tutto quello che hai detto. Noi non ci lasciamo fottere i match, non ci lasciamo imbrogliare, mi hanno detto a noi, quindi mi hanno scritto come loro sono dalla mia parte in questo caso. Questo è molto positivo, perché vuol dire che la Thailandia vuole crescere in questo senso. E ribadisco, però, io quello che mi sono detto con il coach, che lui dice il gioco della Muay Thai è questo, ma io lo so meglio di te il gioco della Muay Thai, ma so anche che deve esserci l'efficacia, cioè non possiamo soltanto giocare, cioè non è amatoriale dove mettiamo il punto, qua dobbiamo mettere i colpi, devono essere, diciamo, efficaci. Per chiudere, loro, la cosa in cui hanno ragione loro è che una volta che hai vinto basta, non si va avanti. Sicuramente noi abbiamo sbagliato a dilungare un po' la situazione, nonostante avessimo ricevuto la vittoria, ma purtroppo siamo italiani e siamo testa calda almeno. Mea culpa, io poi dopo sono andato a scusarmi col promoter e con tutti, perché ho detto ragazzi, io ce l'ho, quando mi sale il Cristo poi non mi scende, cioè non è che mi scende pronti via. Giustamente loro hanno fatto la stessa obiezione, tutti hanno fatto la stessa obiezione che avete fatto voi, che hai fatto tu Harry, e hai detto ma perché ti incazzi se hai vinto? Mi incazzo se ho vinto perché se tu mi stai cercando di scippare la borsetta e io non te la faccio scippare, non è che dopo rimaniamo amici. 5 minuti prima mi stavi cercando di scippare la borsa, quindi un po' incazzato lo sono ancora, capisci? Mentre invece in Thailandia non sanno cos'è il rancore, molte volte risolvono subito le cose. Sì, no, poi non sono amici, è tutto finto, e dopo poi quando tornano a casa si odiano e si parlano male, però in faccia a faccia tutto a posto, tutto ok. Grazie Erwin, speriamo di essere stati abbastanza chiari. Se ci sono delle domande poi le farete nei commenti, noi risponderemo, Erwin ci contatterà. Ciao Erwin, grazie. Ciao, grazie, ciao di cap. Grazie ancora Roby per la disponibilità. Ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta questa polemica, cosa ne pensate voi che magari avete visto il match completo, secondo voi siete d'accordo con il verdetto finale, sì o no, scrivetelo sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Oh!